Salve, salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io come sempre sono Fabrizio ed eccoci qua in uno di questi miei video dedicati ai fumetti. Oggi, cari amici, parliamo di un'uscita che, insomma, era aspettata come sempre quando si parla di questa uscita. Una delle uscite più belle dell'anno sicuramente. O è delle uscite più ambite e secondo me, tra gli special bonelli di cui già ho fatto un video e ne ho parlato abbondantemente, reputo quella più bella in assoluto. Quando si parla di questa uscita, non ce n'è per nessun altro speciale, è così, e la cosa non è opinabile. Sto parlando dell'ultimo Tex alla francese, intitolato Snake Man, questo spettacolare cartonato alla francese del più bello che c'è, Tex. Allora, come penso che sapete, voi amanti del fumetto italiano, della Boelli o come vi pare a voi, insomma, quest'opera, diciamo, è sempre, come ho già detto, è sempre tra le più ambite e più attese dell'anno, insomma. Questo qua equivale, di questi text alla francese, per chi non lo sapesse, equivale al numero 13, escludendo il numero 0, quindi il numero 12 in realtà. Ragazzi, già la copertina è da brividi, ma cos'è che c'è di emozionante in questo text alla francese, in questo cartonato alla francese, che ai disegni c'è il maestro Enrique Breccia. Enrique Breccia, maestro argentino, scusate se questa maledetta telecamera va a scatti, e la cosa mi dà quanto nervi quando succede, perché mentre sto parlando va a scatti mi fa veramente incavolare. Però non ci posso fare nulla. Quando carica fa così, quindi chiedo scusa. E praticamente, oltre a Enrique Breccia, c'è al soggetto, alla sceneggiatura, il boss Mauro Boselli, il mio amore e odio per questo artista, perché sapete che io non amo particolarmente il Boselli prolisso, anzi, mi rompe abbastanza. Però, quando non si incarta con i dialoghi, io lo reputo un grande scrittore dei fumetti, per carità di Dio, cosa sempre ammessa, anche perché ha creato il mio personaggio Boelli preferito, che è Dampir, quindi tanto di cappello. Però sapete, quando ci sono quegli albi prolissi, io li tiro, chi mi arrabbio. Però, in questo caso, non è assolutamente così. Infatti, qui abbiamo a che fare con un'opera imperdibile, che dovete tutti quanti acquistare. Non si può non acquistare questo cartone alla francese, perché la storia è veramente un capolavoro. Allora, sapete che mi capita molto spesso, ma non lo faccio apposta, che quando parlo di certi fumetti preso, come in questo caso, dall'entusiasmo, mi capita a volte di fare delle spoiler. Ora che lo, cioè ora cercherò di tenere a mente questa cosa e cercherò di fare un video no spoiler. Anche perché, come sapete, questo tipo di text di cartone francese è solamente di 50 pagine, costa 9,90, però ragazzi, rapporto qualità-prezzo secondo me c'è, perché ripeto, il formato, i colori, il tipo, anche la carta, insomma, è qualcosa di spettacolare. È veramente, cioè, di tutte le uscite, ripeto, gli speciali, secondo me è l'opera, insieme a dopo, questa e poi presso il Texone, l'opera meglio che c'è, di qua, per quanto diciamo, una garanzia, ecco, una garanzia. Allora, ragazzi, cerco di dire poco perché non voglio veramente rovinarvi la trama. Vi mostrerò qualche tavola e dirò quello cosa ne penso, ma cercherò veramente di raccontarvi poco perché dovete andare in edicola e acquistarlo. Punto. Se siete amanti del fumetti, se poi amate, so, la buona, insomma, e questo tipo di fumetti, non si possono acquistare, cioè è un delitto non acquistarli. Allora, si parte, ragazzi. Enrique Breccia, penso che io lo conosco, di fama si conosce, perché insomma sappiamo che ha lavorato anche per DC e quant'altro, e Marvel dal 2011, se non erro. Però aspettate, nel finale mi pare che c'era. Sì, nel finale, quindi nell'ultimo, non ve la mostro che non voglio spoilerarvi l'ultima spettacolare tavola. Nel finale c'è una panoramica dei due autori, Boselli e Breccia. Quindi, se magari non sapete chi è, vabbè, ci può stare se non lo sapete. Andrei a leggere per cosa ha lavorato per sturarvi le orecchie, ma già le tavole parlano da sole. Le tavole di questo cartonato parlano da sole. Allora, la trama, veramente cerco di spoiler, di, no, di dirvi poco, se no ve lo rovino. Qui potete già vedere che c'è Lilith.
Ah, mi sono volevo dirmi una cosa. Questo albo si può leggere benissimo a sé. Però diciamo che in questa occasione, Boselli, qua c'è proprio scritto così, ha tirato fuori questo uovo della morte, che non, per chi non lo sapesse, non vi dico chi è, però insomma, praticamente, che era apparso per la prima volta sul numero 41 dell'albo gigante chiamato Rinnegato, cioè l'uomo della morte sarebbe lui, ok? Io adesso non mi voglio, se non lo, se non lo sapete, io lo sapevo già chi era. Quindi nel finale io poi infatti ho capito, insomma, dove andava a parlare. Però per chi non lo sapesse non ve lo dico, però l'uovo della morte sarà fondamentale per questa storia. Perché questa storia praticamente si inizia con Tex che sta sognando di rivivere un momento d'amore con la sua amata appunto Lilith in questa caverna. E Lilith gli dà come un presagio che sta per succedere qualche cosa. Che cosa? Una guerra tra gli Utes, guidati appunto da Snake Man e i Navakos, ovviamente due Acque della Notte. E quindi ragazzi, poi Tex andrà insieme a Tiger Jack da Nuvola Rossa, che gli farà in questa spettacolo, in questa, beh, qui la parola spettacolare va su ogni, ragazzi, su ogni singolo quadrato di segno ci si deve soffermare. Io ci ho messo un più del, cioè, e questo non può esserci 20 punti, 20 punti. Io ci ho messo il doppio perché mi sono soffermato, mi sono goduto ogni singola tavola, quello che dovete fare, soffermarvi su ogni singola. Vedete qui c'è Nuvola Rossa, gli dice che ci sarà lo scontro tra l'Aquila della Notte e il Serpente. Spettacolare, c'è da brividi per come inizia. E quindi Tex smetterà, andrà ad affrontare Snake Man. Ora vi dico soltanto questa cosa qui e basta, perché intanto c'è scritto anche se decide la trama della Bonelli praticamente. Tex avrà un incidente durante il percorso, gli cadrà questa frana, come potete vedere, quindi Tiger Jack rimarrà solo e cercherà di andare nel frattempo a scovare la trama di questo Snake Man, mentre gli Utes, guidati da Snake Man, preparano l'assalto contro i Navakos, dove c'è, ovviamente, questo cosa si sanno, dove ovviamente c'è Piccolo Falco, figlio di Tex, se non lo sapessi, che sta lì, e poi avverrà ovviamente lo scontro. Vi mostro una tavola che mi ha fatto durante lo scontro spettacolare, veramente bella. Eccola qui. Ma ripeto, qui ragazzi, di tavole belle ce ne sono tutte quante. Bisogna soffermarsi su ogni singolo disegno e starci un po' su ogni singolo disegno. Senza, io alcune, mentre andavo avanti, poi ritornavo indietro e le dicevo ancora, perché bisogna godere. Cioè, questo non è un albo, questo è un albo che Boselli ha messo pochi dialoghi, meno male, ma insomma, non si poteva fare altrimenti, che penso che Brescia avrebbe detto: senti, non mi riempire la tavola, non mi riempire questi disegni. Non si potevano riempire questi disegni di tavolo e di dialoghi che poi sarebbero serviti a niente. Infatti qui non avviene, perché penso Brescia gli avrebbe detto: senti, i disegni mia, non mi tocca, non mi riempire questi tavoloni. Sicuramente al 100% questa cosa sarà detta al mille per mille, ci metto tutto sul fuoco, perché se no avrebbero rovinato i disegni, quei vignettoni. Vi mostro qualche tavola, vi mostro la tavola di Snake, ma guardate che spettacolo. Lui, poi ragazzi, la figura di Snake è veramente inquietante, dai brividi, cioè, mentre lo si legge si rimane ammirati, abbagliati, non si vede l'ora di andare avanti, ma non si può andare troppo avanti, perché non si, non si, si ha voglia che questa storia non finisca mai, perché è talmente bella, una sceneggiatura perfetta, i disegni sono veramente, sono opere d'arte, ripeto ragazzi, e poi la storia ti prende, perché c'è questo scontro, si dividono le strade, ragazzi, c'è che da una parte il figlio di Tex con i Navakos che stanno combattendo, nel frattempo Tex è morto veramente, tornerà, ragazzi, veramente, poi c'è lo scontro c'è lo scontro. Tiger Jack in questo album, in questa storia, mi è veramente piaciuto. Poche volte mi è capitato di vedere un Tiger Jack così. A me Tiger Jack si piace, non piace, cioè, tra i comprimari è quello che piace di meno. Senza è gusti personali. Però qui veramente mi è piaciuto tanto. E poi ragazzi, qui se la, tutti quanti se la vedono brutta veramente. Cioè, qui non è una semplice storia che ta-ta-ta finisce. Cioè, si sa come. No, qui veramente si suda, si combatte, succedono le cose. Questo nemico veramente ha creato veramente difficoltà, ragazzi. Veramente una grande storia, ragazzi. Qua, ad esempio, quando vede. Ripeto, non voglio fare spoiler, però qualcosina, un po' di botte cose per passare che parlo, se non vi dico qualcosa. C'è un momento in cui la Jack è legato, no? Guardate qui, ragazzi, quanto è inquietante, ragazzi. Veramente, ragazzi, scusate qua.
È veramente inquietante, quanto è inquietante. Poi questa cosa dei serpenti mi mette un'ansia a me quando ci sono questi serpenti che attaccano, lui li comanda. Poi un'altra cosa che c'è all'interno, cioè in 50 pagine, ripeto, in 50 pagine sono complete, sono sazie, perché comunque si parla di tutto, si parla anche del passato di Snake, ma perché è diventato così, quello che gli è successo, si parla anche dei Navacos che non erano così, così buoni, cioè ragazzi, veramente un cavolo, ragazzi, un capolavoro, sono veramente soddisfatto, allietato da questa storia, mi è piaciuta veramente, è la lettura senza se e senza ma, l'album più bello che è uscito questo mese in Bonelli, non ce ne sta per nessuno, per nessuno, neanche per questo qui, vedere qui dietro, Battle. Questo mese l'album più bello di tutte le uscite che ci stanno è questo qui, senza se e senza ma, ditemi tutto quello che vi pare, questo album è assolutamente imperdibile, un capolavoro ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Complimenti a Boselli, che dite tanto che io, no, io sono strano, complimenti a Boselli, ha fatto veramente una grande storia. Semplice, ma neanche tanto. Ma ragazzi, Brescia veramente mostruoso, ragazzi. Non so, ragazzi, cosa dirvi. Ma questo è un album che si deve tenere, rileggere, rileggere, imparare a memoria, leggere una volta al mese. Cioè, veramente un capolavoro, ragazzi. Non so, poi lo sconto lì dentro. Ragazzi, veramente. Qui si quasi quasi va oltre, ragazzi. Io veramente faccio complimenti. Quando si critica, si critica. Quando c'è delle cose nel mondo bene, sono il primo, lo sapete, a dirlo. Ma quando opere come questa sono fatte bene, si elogiano e si acquistano, si finanziano. Eccolo. Questo, solo queste le storie che io vorrei vedere. Certo, tutti i mesi non si può volere un capolavoro del genere. E poi, ragazzi, quando a pagina 39 arriva lui, l'uomo della morte, qui ve lo mostro, ragazzi, perché non posso non mostrarvi per farvi godere anche a voi. E poi arriva lui e ci sarà lo scontro finale con Snake. E lì, ah, lì squillo di campane, squillo di trombe. E succederà veramente il panico. Poi ci sono. Ah, poi un'altra cosa ancora. Le frasi, i dialoghi che vengono detti, ci sono alcune battute, è pieno di battute feroci, pieno di battute che rimangono, freddature, non so come spiegarvi, ci sono veramente delle battute, veramente, dei dialoghi veramente belli, cioè delle belle frasi che vengono dette. Ragazzi, io non so veramente se non acquistate quest'album, se non vi piace quest'album, assolutamente il fumetto non fa per voi, mi dispiace dirlo, ma non è una critica. Se quest'albo non vi piace, il fumetto non fa per voi, perché quest'albo è incriticabile. L'unica cosa brutta è che finisce. In alcuni albi la cosa bella è che esiste, in alcuni albi, come questo qui, la cosa brutta è che purtroppo, ragazzi, ha una fine. Ragazzi, è così. Quindi, lo so, ragazzi, adesso, non so, io veramente. Vi mostro, cioè non so cos'altro mostrarvi, perché sennò vi dico un po' tutto. Quindi, ragazzi, io vi dico assolutamente di non farvelo scappare, perché è un'opera magistrale, ripeto, la migliore uscita della Bonelli, non ci sto neanche più tanto a parlare perché vi ho mostrato molte tavole e vi ho raccontato abbastanza. Andate in edicola, acquistatelo, perché veramente merita assolutamente la più bella lettura che ho fatto questo mese, non si può non acquistare, veramente un capolavoro. Complimenti a Boselli e complimenti al maestro dei maestri Enrico e Brescia. Veramente un maestro del fumetto assoluto. Veramente non si può, non c'è, ragazzi. Ogni mia parola è inutile, perché tanto se non lo dice, non lo compare, non lo leggete, c'è soltanto che per voi, vi fate male a non acquistarlo. Quindi, anche il dietro, guardate quanto è bello. Cioè, è bello sia Snakeman, ma anche l'uomo della morte. Cioè, lo so, vabbè, l'uomo della morte sapete chi è, insomma, cioè, l'uomo della morte alla fine sarà lui, insomma, ecco. Sarà la vendetta. Quindi, ragazzi, basta, io non vi dico, non faccio un video lungo perché dovete soltanto goderlo. Io me lo sono letto con calma, come vi ho già detto, piano piano, me lo sono goduto, me lo sono veramente gustato e ci ho trovato veramente un'opera magistrale. Complimenti, complimenti agli autori. Bene, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, correte in edicola ad acquistarlo e mi mando un grosso abbraccio. Ringrazio sempre tutti quanti voi che fate questo canale. E, come faccio sempre, se siete interessati ai miei video, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace il video se vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere qualsiasi cosa. Come dico sempre, come faccio sempre, ci vediamo al mio prossimo video. Evviva Tex, l'eroe più bello che c'è.